Giornata di confronto a Ventimiglia su studi, autonomia e lavoro, la formula per dare a tutti pari opportunità. L'argomento è la presentazione di un percorso triennale che in realtà è già presente dal 2018, un percorso triennale di formazione e inserimento lavorativo rivolto ai giovani con disabilità del distretto ventimigliese. Noi ci occupiamo dei comuni del distretto ASL di Ventimiglia, Camporosso, Bordighera e dell'entroterra e ospitiamo questi ragazzi con diciamo, delle disabilità fisiche o psichiche diciamo, medio lievi per diciamo, dare una continuità alla scuola ma con una forte impronta pratica e di inserimento lavorativo. Non a caso alle mie spalle vedrete qualche diciamo, attrezzatura, qualche arredamento di cucina, abbiamo dei laboratori, abbiamo tante collaborazioni con le aziende. Oggi ci sono tantissimi invitati legati ai servizi sociali, all'ASL, ma anche abbiamo invitato tantissime aziende del territorio perché è fondamentale formare questi ragazzi, dare loro gli strumenti per anche avere una vita autonoma, avere più sicurezza in se stessi, più strumenti per la vita quotidiana, ma anche capire e provare il lavoro che secondo noi e secondo anche la Costituzione è quello che porta avanti tutto quanto, diciamo è l'ancora su cui si deve poggiare la vita e questo vale anche e soprattutto per i ragazzi con la disabilità. Quindi abbiamo deciso di coinvolgere quante più aziende possibile per promuovere questo percorso, per dare più opportunità a questi ragazzi di fare uno stage, di fare una work experience, un tirocinio e poi come sta succedendo in questi anni avere anche dei contratti di lavoro a tempo determinato o addirittura indeterminato. Questo è il nostro obiettivo principale. Siamo qua a Ventimiglia in via Embori, un vero centro di eccellenza, una struttura bellissima, il Centro Pastore, che darà lustro a nuove iniziative, come per esempio l'iniziativa di oggi sullo studio autonomia e lavoro. Quindi daranno poi seguito a ulteriori convegni per formare delle persone e metterle nel mondo del lavoro. L'amministrazione è contentissima di questi loro progetti e sarà sempre al loro fianco con supporto, con tutti gli uffici e anche con l'assessore Racco delle pari opportunità.